Sai la novità? Stanno per arrivare le linee di biscotti Leonardo da Cesenatico nei migliori negozi, sapori e profumi della Romagna per i palati più raffinati. Cosa? Sì, dall'esperienza delle pasticcerie del dolce salato di Cesenatico ed ispirati al genio di Leonardo e dal progetto vinciano del Porto Canale di Cesenatico, nasce una nuova linea di prodotti da forno con ingredienti genuini e da agricoltura biologica, sapori tradizionali e moderni allo stesso tempo, gusto e benessere con linee natura, bio e bio-vegana, rivolti a coloro che apprezzano la qualità in famiglia in ogni momento. Leonardo da Cesenatico, prodotti da forno di alta qualità, con ricette originali contraddistinte dal rigoroso utilizzo di ingredienti e prodotti made in Italy. Biscotti nelle linee classici, ricetta tradizionale, solo natura, bio, vegana, bio-vegana e benessere, integrali senza zucchero, plum cake classico e bio, wafer, torte. Leonardo da Cesenatico, ispirati all'accoglienza e alla tradizione gastronomica romagnola, sta per arrivare sulle vostre tavole. Leonardo da Cesenatico, pasticceri per passione. Ora ci trovi anche nei punti vendita di Conad Pinarella a Cesenatico, Iper Punta di Ferro a Forlì, Dogana Alimentari a Dogana di San Marino, Fiorentino Alimentari a Fiorentino San Marino. E siamo presenti in tutta la catena del gigante in Lombardia e per l'Emilia Romagna nei seguenti punti vendita a Bologna e a Piacenza. Dalla passione per la frutta di natura nuova, tanti gustosi prodotti ottenuti con frutta fresca selezionata che conserva inalterate tutte le sue proprietà nutritive. 100% frutta senza conservanti e zuccheri aggiunti. Tutta la freschezza, la genuinità e il sapore della frutta racchiusi in pratiche monoporzioni da portare sempre con te. Tra i prodotti pensati da natura nuova, Frullà, 100% frutta frullata nella pratica confezione richiudibile. La soluzione ideale per avere la merenda sempre con te. E Natura Nuova Bio, solo polpa di frutta biologica ottenuta nel pieno rispetto della natura. In due parole, Natura Nuova, il nuovo piacere della frutta, ma veloce da consumare e per tutti, in ogni momento della giornata, a colazione, a merenda ed anche in ufficio. Francesco San Giorgi, Remo Cantagalli, due dei nostri bei responsabili e bravi di Promesse di Romagna. Oggi il bagno Susanna dei volontari stratosferici, perché avete un grandissimo cuore, molto bravi e con grande pazienza da tanti anni riuscite a gestire quello che credo che sia il fiore all'occhiello veramente del calendario podistico ravennate. Partiamo da Remo, che ogni tanto non lo becchiamo, partiamo da Remo, dai. Noi ci siamo messi di impegno tanti anni fa. Io penso che senz'altro da quanto abbiamo iniziato non possiamo che essere soddisfatti, perché una cosa così in grande, e vedo che i bambini sono contentissimi, dai, è una cosa, il giochino è molto bello e speriamo che continui. Allora Francesco, oggi Punta Marina, una bellissima gara dei nostri bimbi, dove abbiamo anche dei festeggiamenti da fare per quella che noi un po' tu chiami l'anguilla di Comacchio. Beh, questa bellissima ragazza è la nostra campionessa nazionale. Sì, come ho già comunicato diverse volte, è la campionessa nazionale WISP che si è tenuto due settimane fa a San Patrizio, residenza di Alberoni. Quindi abbiamo l'onore di avere anche qualche cosa, si vede che serviamo, noi Promesse di Romagna, abbiamo formato una campionessa. Comunque domenica abbiamo avuto il record delle presenze, fino a 152, però era la prima, abbiamo dovuto sgobbare come dei dannati. Era il record a Russi tempo fa? No, a Russi erano 151. Abbiamo dovuto sgobbare come dei dannati, ho preparato tutti i premi, comunque era premiatissima. Anzi, ne approfitto per ringraziare Irene e Rita che hanno realizzato i pacchi, sono state brave. Tutte coloro che hanno lavorato per fare la formazione, compreso mia moglie che c'era anche lei e la donna, la Rita di Alberoni, hanno lavorato tutti anche all'arrivo, eravamo tanti per fortuna. E tutti i volontari disposti lungo il percorso, Remo, tutti allerta perché sai, un percorso nuovo. Sì, un percorso nuovo però molto bello. Il prossimo anno ci hanno promesso che ci sarà del grande verde e dell'asfalto, quindi
la locazione è bellissima, dai. Vorrei fare ancora un ulteriore ringraziamento a Francesco Amadori e alla Francesca Amadori che hanno messo a disposizione dei bellissimi premi e tanti. Tutti i bambini sono stati felicissimi. Oggi ringrazio anche qui il fotografo titolare qui del bagno, Susanna Roberto, che ha aggiunto anche un laboraccio ufficiale del Giro d'Italia, perché lui è il fotografo ufficiale del Giro d'Italia. Grazie. E allora Raffaele, insomma, una gara che è andata bene quest'oggi, stanno sempre andando meglio, oramai il nostro prodotto, progetto chiave in mano, ce lo stanno richiedendo, dico il nostro, perché insomma io faccio parte di un team oramai. Dobbiamo considerarlo il nostro perché è l'insieme delle varie forze che ognuno con la propria parte contribuisce a realizzare un prodotto, perché alla fine è un prodotto, come hai anticipato te, che sta andando bene. La prova è stata domenica scorsa quando abbiamo corso a San Vittore, è la prima volta che l'abbiamo fatta, qualche cosa organizzativamente da sistemare, però dei risultati eclatanti, quindi è stata bellissima. È stata richiesta perché poi lo pubblicizzeremo. Domenica prossima c'è una gara di bambini del Ferrarese, però ci hanno chiesto intanto di fare un po' di pubblicità, ma nello stesso tempo di partecipare, dargli qualche suggerimento, con addirittura l'intenzione di fare una gara delle promesse di Romagna nella zona di Ferrara. Personalmente sarebbe bellissimo, perché vuol dire allargare sempre più il discorso, lo diciamo sempre qui, i ragazzi fra di loro corrono ma sono amici, ma siamo nel nostro ambito. Sarebbe bello andare anche a Ferrara, non sconfinare, un termine che può essere visto male, ma in realtà in senso positivo, perché far correre tanti ragazzi insieme è bellissimo. E oggi c'era anche una campionessa nazionale che correva tra le promesse di Romagna, finalmente il sogno che si avvera, Raffaele, come dici tu? Sì, effettivamente l'abbiamo auspicato fin dal momento in cui abbiamo saputo che facevamo la gara nazionale a San Patrizio, e dove uno sarebbe stato bello che uno dei nostri ragazzi fosse diventato campione nazionale. E così è stato, la ballerinata, guarda caso, viene da Comacchio, quindi comunque lei ci ha pensato molto a trasferire questa informazione. Quindi la soddisfazione di avere una campionessa italiana per il 2017 è una grossa soddisfazione, innanzitutto per lei, se lo merita, è una ragazza che va molto forte. È stata seguita dalla Laura Fogli, quindi teniamo presente cosa vuol dire il nome, cosa vuol dire avere come stimolo per i ragazzi che corrono qui dei campioni. Quindi vuol dire che le promesse di Romagna qualche campione lo sfornano. Avevamo Bernard Di Simone che ha vinto l'anno scorso i campionati studenteschi mondiali in Cina e sta tentando anche di partecipare ai mondiali proprio internazionali dell'atletica. Quindi il tamponino di partenza c'è, quindi esatto, partecipate ragazzi che vi divertite. My name is Jim, where did I go wrong? My life's a bargain basement, all the good shit's gone. I'm just getting old a job, where do I belong? But sleeping in my car, my dreams move. Allora, qui siamo a Punta Marina, zona di bunker. Stava leggendo attentamente, che cosa sono? Ma è una situazione che fa riferimento alla guerra, quindi momenti sicuramente da non vivere e per cui affascinante da vedere, ma la situazione, pensando all'epoca, io non l'ho vissuta e spero di non viverla mai. I bambini corrono nelle promesse di Romagna, insomma un bel modo per vivere la natura, ma vivere anche il rapporto con lo sport, giusto? Esatto, è un gran sacrificio alzarsi la domenica mattina, ma lo facciamo volentieri. Voi di che squadra siete? Della Mameli. Sì. Buongiorno, i miei amici che vengono da lontano, da? Cattolica. E Cattolica, grandi. Ragazzi, oggi siamo pronti per le promesse di Romagna, siamo pronti? Sì. Lucia? Sì. Il gruppo del tifo è pronto? Certo. Che facciamo? Olè! Ciao ragazzi, buongiorno. Io quando sono in zona Ravenna, Punta Marina, vedo i due figli di Raffaele e di Donè, che si chiamano Edoardo e Matteo. Io Matteo.
Edoardo. Ecco, Edoardo, l'ho letto, guarda, mi ha fatto la spia il tuo cartellino. E senti, Matteo, e tu sei pronto oggi alla sfida delle promesse di Romagna? Sì. Ti piace correre? Sì. Credo che lo sport aiuti molto a socializzare, ma soprattutto a formare i ragazzi nel senso giusto del termine, vero Raffaele? Assolutamente, assolutamente. Lo sport è fondamentale, infatti loro giocano a calcio e poi nel tempo, diciamo, libero, tra virgolette, fanno le gare di corsa. Bianca Ciccioni? Io. Presente? Sì, sì. Presente? Sì. Allora, e tu chi sei? Giacomo Longo. Davide Ciccioni. Alice Di Blasio. Qualcosa mi dice che c'è un fratello e una sorella qua? Sì, lui. Lui è tuo fratello? Davide Ciccioni. Tuo fratello? Sì. E voi da dove venite? Da Forlimpopoli. Ma siete di Forlimpopoli? Sapete che abitiamo vicini noi? Io ti ho visto alle giostre che tornavi nella via vicino alla carrozzeria con il gelato. Cioè, mi ha sgamato che mangiavo il gelato. Era il mio pranzo, il giorno della sega vecchia. Vedi, c'è sempre da stare a te. Guarda, i bambini sono veramente fantastici. E mangiavo un gelato. Sì. E non mi hai chiamato? Sì, ti ho anche salutato. E io ti ho salutato? Sì. E allora vuol dire che era buono il gelato, perché non mi ricordo più di che mi hai salutato. Però grazie. Io mi chiamo Sabri. Io Giacomo. Bene, ragazzi, siete pronti per gareggiare? Sì, sì, sì. Allora, noi sapete che saremo alla vostra tappa a Forlimpopoli, vero? L'ultima gara. No, sai tutto te, Giacomo. Senti, e tu che sei arrivato adesso con questo gesso, cos'è successo? Mi sono rotta il polso. Mamma mia, ti sei rotta il polso. Mi dispiace. Corre lei con il polso rotto. Sei molto brava. Ti chiami? Anna. Ed è molto veloce. Cioè, mi sembra che arriva anche fra le prime. Bellissima giornata, tantissimi bambini, è veramente bello, insomma, vedere tanta gente così che ha ancora voglia di correre e di divertirsi. Giusto, giusto, martedì si parte per? Si parte per il Giro d'Italia, il centenario. Fotografo ufficiale, vogliamo dirlo. Vabbè, numero uno sulla schiena. E niente, partiamo dalla Sardegna, quindi un'altra bella gara, purtroppo con un rammarico nel cuore del povero Michele che ci ha lasciato, però vabbè, oggi è un giorno di festa, quindi sarà sempre nel nostro ricordo lui. Però niente, dai, ok, Giro d'Italia, centenario, ci sarà tanto divertimento, arriveremo anche qui vicino in Romagna. A Forlì, arriviamo ai Bagni di Romagna e poi il giorno dopo a Forlì e vediamo un attimino come andrà a finire. E la gente ha voglia di venire al mare, soprattutto all'inizio di stagione, quindi noi è già un mese che siamo aperti, un po' perché io devo andare via fra due giorni, ma un po' perché secondo me è molto bello sfruttare il sole all'inizio della stagione quando tutti hanno voglia. La locomotiva è quella che ci dà una mano enorme, perché sono tantissimi e tantissimi che si danno da fare già dal mattino alle 6, erano qua a montare e tutto, è veramente una bellissima organizzazione. Sostene Calabretta, il presidente della locomotiva, che proprio dal parco Teodora di fronte al Palla di André ci ha trasferiti al mare. Ti dobbiamo ringraziare perché tu ci porti sempre al mare con le promesse di Romagna. Abbiamo anche questa bella tappa e oggi premiatissima, tra l'altro anche all'ultimo secondo il titolare Roberto Bettini, so che ha aggiunto un premio ulteriore, che ha creato qualche cosino non passa nel ritiro dei premi, ma dovranno capire gli amici che hanno ottenuto un premio in più, insomma. Io direi di sì, un po' di pazienza nel ritiro dei premi. E poi comunque i podisti devono capire che aspettare, visto che arrivano qua alle 7 la mattina, arrivano qua alle 7 e 5, vanno via alle 10 e 5 anziché alle 10, cioè 5 minuti di pazienza forse non guasterebbero. Però al di là di queste cose, che chi ha buon senso lo fa, chi non ha buon senso è inutile continuare a dirlo, non serve a niente. Per quanto riguarda il resto, cosa devo dire? Siamo stati... Quanti migliaia di iscritti? Esattamente non te lo so dire perché non ho avuto... Comunque abbiamo passato i 1100, ecco. E anche quest'anno, cosa dire, a differenza dell'anno scorso che abbiamo preso un'acqua bestiale, quest'anno una giornata bellissima dopo le giornate precedenti dove freddo e pioggia, e dopo la passeggiata d'inverno verso il mare siamo arrivati al mare con tutti questi bei ragazzi che le promesse di Romagna portano sempre gioia, portano gioventù, portano sorriso, portano tutto,
Grazie poi a Roberto Bagno Susanna, che è comunque un personaggio che non sto a descriverlo perché tanto chi lo conosce. È uno spettacolo. È veramente, è qualcosa di eccezionale. Io devo dire grazie a te, visto che tu ringrazi tutti, io ringrazio te perché avete scelto la qualità nella premiazione dei bambini, la qualità rappresentata da Leonardo da Cesenatico, che sono questi biscotti che si trovano in vendita nei Conad con un prezzo notevolmente superiore a quello che può essere un prezzo di iscrizione del pacco gara delle promesse. Ma soprattutto ricordiamo che sono senza olio di palma e sono perfetti per la colazione dei bambini. Beh, infatti tante volte la gente guarda la quantità e non guarda la qualità. La quantità è importante, certo, ma per chi ha tanta fame. Ma noi, per nostra fortuna, se viviamo in un mondo dove non abbiamo fame, compriamo poca roba, ma compriamo la buona. Cosa serve avere un chilo di biscotti che lo paghi quel che lo paghi e un netto lo paghi di più che un chilo? Ci sarà la differenza.